Ben ritrovati a tutti cari telespettatori, una nuova diretta del Salotto di Francesco per informarvi su tutto ciò che è il mondo dell'informazione, appunto. Perché? Perché trattiamo tutto, chi ci segue lo sa, i diversi argomenti più o meno interessanti a seconda di quelli che sono i vostri gusti. Intanto prendete nota dei nostri contatti, siete sempre numerosi e questo ci fa molto piacere, grazie a voi che il Salotto di Francesco va avanti, entra nelle vostre case tutti i giorni alle 18, in replica alle 10 al mattino, ma entriamo quindi nel vivo della puntata. Di che cosa discuteremo quest'oggi? Un argomento che fa gola a tantissimi, parleremo di chirurgia estetica, quanto possa essere importante per ristabilire il rapporto psicofisico, quindi molto importante anche a livello psicologico, non a caso abbiamo gli esperti, dunque abbiamo il professor Aurelio Portincasa che vi vado subito a presentare, benvenuto. Grazie Francesco. Direttore della cattedra della struttura complessa di chirurgia plastica di Foggia. Già abbiamo fatto un'altra puntata che ha avuto enorme successo perché evidentemente tantissimi sono gli spettatori che a un certo punto ricorrono sia per stare bene ma anche per vedersi meglio alla chirurgia plastica, e poi ci sono anche interventi di chirurgia ricostruttiva che non sempre però poi sono legati a delle scelte, ma in base alle vicissitudini, quindi a delle patologie che si hanno nella vita, bisogna, e grazie a voi diciamo c'è molto molto aiuto dal punto di vista mentale, perché l'individuo che ha avuto dei problemi in qualche modo si sente come se non li avesse avuti, o comunque che non gli manchi nulla a questo punto. Sì, hai introdotto molto bene l'argomento di oggi, perché ovviamente la chirurgia plastica, la chirurgia estetica, i vari trattamenti di cui parleremo oggi sicuramente ci aiutano non solo a superare alcune difficoltà, ma ci aiutano a vivere meglio. Infatti l'aspetto psicologico è fondamentale, l'aspetto del ripristinare quello che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ormai da diversi anni ha stabilito essere il concetto di salute. Per salute si intende un equilibrio psicofisico dell'individuo, quindi un benessere psicofisico dell'individuo. La parola psico è importantissimo, perché non stiamo parlando soltanto di benessere fisico, ma stiamo parlando di un rapporto di benessere fra la mente, ciò che è il nostro vissuto, ciò che è la nostra percezione di benessere, ed il nostro corpo, che non possono essere disgiunti. E questo lo approfondiremo nel corso di questa trasmissione. Puntata, certo. Intanto le volevo chiedere se tra i suoi pazienti percepisce anche proprio un malessere fisico, anche se pure estetico, legato magari ad un naso più pronunciato, piuttosto che un seno troppo grande, troppo piccolo. Riscontra questo nella società in cui viviamo? Sì, sicuramente c'è da dire che sono cambiati i canoni della bellezza, fra virgolette. Basti pensare a quelli che potevano essere i canoni dei nostri genitori, ma forse sarebbe meglio dire delle nostre nonne, dei nostri nonni. Chissà, forse gli spettatori un po' più avanti nell'esperienza e negli anni si ricordano le Miss Italia dei tempi di Gina Lollobrigida, quando la bellezza veniva impersonata da chi? Da donne con i fianchi larghi, con il seno più prosperoso, da un'altezza neanche troppo eccessiva, perché la donna troppo alta forse poteva incutere come statua inarrivabile un po' di timore nell'uomo meno sicuro di sé. Adesso sono radicalmente cambiati i canoni. La donna tendenzialmente vuole essere un po' più magra, ma anche l'uomo. La donna vuole avere un seno non troppo prosperoso, vuole avere dei fianchi non troppo evidenti, e quindi questa percezione, come tu giustamente l'hai definita, di un disagio non soltanto fisico ma anche psicologico, viene da noi avvertita, deve essere da noi avvertita, deve essere da noi studiata attraverso il colloquio con i nostri pazienti, attraverso le domande che noi rivolgiamo ai nostri pazienti, che non sono soltanto delle domande per la curiosità del medico che si trova di fronte a un individuo che percepisce un bisogno nel ricorrere al medico, ma sono domande, sono aspettative che noi vogliamo coltivare, vogliamo portare avanti per cercare di intraprendere, di instaurare un rapporto fra medico e paziente per poi capire quali effettivamente siano le aspettative. È chiaro che un naso
più pronunciato o un seno con una alterazione, indubbiamente devono essere affrontate con il giusto rigore, con la giusta scelta scientifica, metodologica e anche di indicazioni. No, chi lavora nel mondo dello spettacolo come noi, e quindi attori, cantanti, perché no, politici che fanno un lavoro pubblico, vogliono comunque apparire in un certo modo, abbiamo detto poco fa, sia per sentirsi bene con se stessi, ma anche per insomma, dare un'immagine importante a chi li guarda. Quali sono gli interventi ai quali ricorrono maggiormente? Che cosa succede sul viso di queste persone che poi appaiono più giovani, più rilassate? C'è una diapositiva che io ho voluto portare, un po' provocatoria, di qualche personaggio pubblico che non ha fatto mistero, magari se può, eccola, non ha fatto mistero di quelli che sono stati i trattamenti di chirurgia estetica, i rimodellamenti. Per intenderci, non c'è nulla di male. Qui stiamo guardando dei personaggi pubblici, li conosciamo tutti, attori, personaggi della politica, attrici, che sicuramente per il ruolo che ricoprono, per quelle che sono le aspettative da parte di un pubblico, che può essere un pubblico politico quanto un pubblico televisivo, piuttosto che per persone che hanno a che fare nel mondo degli affari, per esempio con diversi individui al di fuori del mondo più stretto, devono mantenere un aspetto più giovanile, più sano. Non a caso uno studio francese recentissimo ha dimostrato che, perlomeno in Francia, per gli individui che hanno un aspetto più giovanile, per gli individui più gradevoli, diciamo più belli, ma è un termine un po' pesante perché la bellezza è tutta relativa, più presentabili, benissimo, è più facile trovare lavoro. Quindi scatta anche... Questo lo dimostrano anche certi sondaggi, certi studi. Questo lo dimostra uno studio francese recentissimo. Questo fa scattare un meccanismo di, non voglio dire di competizione, ma sicuramente un meccanismo di cercare di migliorarsi, cercare di essere in forma, di apparire giovani, mens sana in corpore sana, dicevano gli antichi. Quindi è importante ricorrere a che cosa? Ricorrere a quello che ci fa sentire in ordine, in equilibrio con noi stessi. Ma uno degli esempi più eclatanti fu Ronald Reagan. Lui non fece mistero come presidente degli Stati Uniti d'America di aver eseguito un lifting cervico-facciale, perché lui diceva: io giustamente ho un ruolo importante, pubblico, politico, internazionale, devo dare un'idea di un'America sana, di un'America forte, e quindi non può il presidente degli Stati Uniti d'America apparire stanco, con un viso cadente, come se fosse stato appena buttato giù dal letto e magari non pronto a prendere delle decisioni fondamentali, non solo per il corso e la storia degli Stati Uniti d'America, ma probabilmente in quel periodo anche per tutto il mondo. A lei soggettivamente come la pensa con queste scelte? Queste sono delle scelte che, se corroborate, se rafforzate da decisioni che devono essere prese in piena serenità, che devono essere prese nell'equilibrio di quello che è un bilancio da parte dell'individuo, sicuramente possono essere condivise. Ovviamente non possiamo condividere, non possiamo accettare delle aspettative inarrivabili. Non possiamo noi rispondere a delle aspettative di una persona che viene nel nostro studio e ci dice: io vorrei il naso come Julia Roberts, io vorrei il seno come quel dell'attrice famosa che vediamo per esempio alle mie spalle in questo studio, nell'allestimento dello studio. Queste sono aspettative che sicuramente non trovano un appoggio da parte nostra. Ma tutto ciò che è sano, tutto ciò che è inquadrato in un'ottica professionale, e poi entreremo anche un po' nel dettaglio di a chi rivolgersi, a chi chiedere aiuto, perché noi dobbiamo essere anche psicologi in questo, e non a caso oggi parleremo anche di psicologia, ovviamente sono delle scelte che possono essere sicuramente, tranquillamente condivise. Oh, intanto torniamo tra poco restiamo sempre sull'argomento, però tra poco torneremo anche sulla cosa più bella, diciamo il lato più bello della medicina estetica, però ci sono anche dei problemi, delle patologie alle quali la gente è legata e quindi poi ricorre alla chirurgia, per esempio ricostruttiva. Parleremo anche di questo, non a caso c'è anche la figura
della psicologa Aurelia Gagliano, che è qui con noi anche in questo appuntamento del Salotto. La trovo bene anche in questo appuntamento. Grazie, buonasera a tutti. Ormai è la nostra psicologa. Poi voglio dire, diversi argomenti. Prima di andare avanti però, qual è l'argomento, visto che comunque dopo diverse puntate si instaura anche un certo rapporto familiare, qual è l'argomento che lei preferisce trattare? Che sia dal punto di vista sia estetico, ma d'amore, una psicologa come lei, qual è l'argomento che sceglie per aiutare gli altri? Beh, sicuramente la fase iniziale è l'accoglienza, nel senso che la persona, a prescindere dal problema che sta portando, deve sentirsi comunque accolta, no? E instaurare un clima di fiducia. Non c'è una scelta specifica, perché mi sembra quasi poi di fare una discriminazione. E l'importante, ecco, è dare ascolto alla persona che sta presentando comunque una problematica, si affida e parla fondamentalmente di sé. Bello. Tornando alla medicina estetica, a questo punto, chiusa questa parentesi anche piacevole, perché poi mi piace mettere a nudo i vari personaggi che ci vengono a trovare, compreso il professor Portincasa, perché ovviamente più la si rende discorsiva la cosa, e più il telespettatore ha piacevolezza nell'ascoltarci. È vero è anche che dunque, parlando di medicina estetica, si può, grazie a questa, si può raggiungere un certo equilibrio psicofisico in caso di problemi proprio psicologici, nel caso in cui non ci si piace, oppure nel caso in cui, lo abbiamo detto prima, una donna affetta da tumore al seno, gli viene asportata la parte, e quindi qui c'è un lavoro psicologico da fare su questi pazienti. Sì, partirei magari, ecco, dalla problematica, che è quella proprio dell'insorgenza del cancro o del tumore al seno nel caso di una donna. E fondamentalmente molti studiosi hanno notato che c'è una sorta di correlazione tra lo stress e il cancro al seno. Ancora qui mi sono appuntata delle cose. Nel 1962 Greer e Morris notarono che molte donne col tumore al seno non riuscivano a manifestare esteriormente sentimenti aggressivi, quindi fondamentalmente la rabbia veniva repressa. Ancora nel 1975 Pauli e Rennecker, in una lunga ricerca, hanno osservato una relazione significativa tra la depressione e il cancro al seno. Altri studiosi ancora, una scarsa capacità di coinvolgimento emotivo nelle donne colpite dal cancro al seno. Quindi fondamentalmente, ecco, la incapacità di esteriorizzare le emozioni. E fondamentalmente io lavoro tantissimo con le emozioni, e dico sempre, sia i pazienti che i gruppi che mi capita di condurre, di non reprimere l'emozione, ma cercare proprio di entrare in ascolto. È fondamentale, perché voglio dire, la psicosomatica poi ci insegna che quando viene repressa l'emozione il corpo si ammala. Quando dobbiamo arrabbiarci dobbiamo esternare queste esternare queste emozioni, queste, ovviamente sempre moderatamente, perché non tutti quanti ci possiamo sentire poi autorizzati di alzare dei polveroni per una qualsiasi cosa, soltanto non in questo modo. No, se c'è un conflitto, parlare con la persona di riferimento, ecco, evitare di nascondere la rabbia, perché non si raggiunge poi nulla. E quindi ancora altri studiosi invece hanno evidenziato la tendenza alla rassegnazione, che significa la donna che vive una vita dove si sente totalmente rassegnata, e quindi là dove, ecco, non c'è una sorta di ribellione, nel senso non mi piace la vita che conduco e cerco di trovare una soluzione, anche in questo caso pare che la donna venga colpita dal tumore al seno. Bisogna trovare sempre degli obiettivi, delle cose da fare. Sì, un'altra cosa interessante, ecco, è stato accertato sempre attraverso questi studiosi che la causa può essere un senso di svalutazione di sé, quindi una bassa autostima, connesso con il rifiuto, ad esempio col tradimento o la separazione da un partner. Ci sono situazioni dove
la donna che viene lasciata dal proprio compagno, non riuscendo ad affrontare il dolore, la sofferenza, si tratta di una sofferenza psichica, pare che venga colpita attraverso la psicosomatica al seno, quindi tumore al seno. Un atteggiamento contrastato di non accettazione della propria femminilità e del ruolo materno. Il seno in effetti simboleggia il principio lunare, ossia la maternità. E secondo Dahlke, quindi recente, nel 2005, la donna col tumore al seno nasconde il suo sentirsi ferita e arrabbiata, ritorna la rabbia, ancora la sua incapacità di lottare e il suo rassegnarsi a una rabbia impotente. Quindi l'aggressività, intesa come aggressività distruttiva, che non esprimendosi attraverso un idoneo comportamento, parlare con la persona di riferimento, poiché viene repressa, questa rabbia pare che vada a depositarsi nel seno, rinunciando così alla propria femminilità. E accade che c'è questa, come dicevo prima, questa incapacità di affrontare la situazione di crisi e quindi di agire. Perché quando noi ci troviamo di fronte ad una situazione di crisi, possiamo reagire in due modi: o trovare una soluzione alternativa, oppure bloccarci e quindi rimanere perennemente nella crisi e non riuscire a trovare una soluzione, a vedere oltre. Nella prospettiva della guarigione psicosomatica, la donna con tumore al seno deve imparare a vivere e a difendere la propria femminilità, quindi a reintrodurre la comprensione materna della vita, e deve anche imparare ad adoperare la propria forza, a esternare la rabbia, a esternare le emozioni e ad amare la vita oltre che ad amare se stessa. Dicevo prima, c'è anche una sorta di matrimonio tra cancro e stress. Noi non ce ne accorgiamo, però fondamentalmente viviamo un po' tutti delle situazioni frenetiche, quindi viviamo un po' tutti situazioni legate allo stress. Però lo stress presenta due forme specifiche: una che è lo stress cronico, l'altro invece è considerato lo stress quello positivo, nel senso che ho l'adrenalina giusta per agire. È più una forte emozione che in realtà... L'adrenalina giusta per agire, quindi per fare, e non mi vado a bloccare. Mentre lo stress cronico è quello negativo, è quello che fondamentalmente blocca il soggetto, lasciandolo in una situazione di impasse, ossia quella situazione dove non so, sono finito, non so più come fare, non so come uscire da... Quella dunque non è la scelta giusta, assolutamente. Non è la scelta giusta, però ovviamente la persona quando entra in impasse ha sicuramente bisogno... Certo, riprendersi, voglio dire... Del supporto psicologico, sì. Si vede un problema grande, è normale che una sorta di rassegnazione a un certo punto arriva. Sì, sì, assolutamente sì. E quindi è negativo e devastante per il corpo, perché c'è proprio l'incapacità da parte del soggetto di trovare la soluzione o di trovare la risposta giusta, la risposta più efficace o efficiente per se stessa, e quindi non c'è la possibilità di evolvere in una situazione nuova. Allora ecco, qui più che mai entra in funzione quella che è la mia figura, che è proprio quello di accompagnare fondamentalmente il paziente nel vedere oltre, no? Nel vedere delle alternative, delle soluzioni che ci sono sempre. Però ovviamente quando si entra in questo blocco, la persona non riesce a vedere. È un po' come dire: non ho gli occhiali, faccio fatica a leggere perché non riesco e quindi non posso leggere. Però c'è sempre una soluzione alternativa. Per quanto riguarda invece l'altra parte, quindi la parte più estetica, direi che siamo presi... Infatti, se non è per esigenza e quindi una cliente, diciamo un paziente, viene a chiedere il suo contributo, su magari sente che il suo seno, in questo caso parliamo di donne, sia troppo eccessivo, lei che consiglio darebbe? Nel senso che se è normale che questo individuo la vive come una vera e propria patologia, è normale che a questo punto c'è un... Sì, a questo punto voglio dire entra in funzione. Sì, entra in funzione, certo, del professore, che poi voi, devo dire, fungete molto spesso anche da psicologi, perché
non bisogna sì stare soltanto a operare, soltanto tra virgolette, perché è molto difficile capire dove, quando e come fare le determinate operazioni, però a un certo punto il paziente vuole anche essere rasserenato dal medico che deve operarlo. Quindi è così. Sì, manca di base l'accettazione. Oh, voi comunque, no? Voi psicologi ascoltate, perché se una donna è a disagio con il proprio seno, magari è troppo eccessivo, una psicologa io credo che debba dare il consiglio giusto. Quindi... Assolutamente sì. Probabilmente questa persona sta nascondendo altro e quindi non c'è una vera accettazione di base, allora il seno che poco può piacere rappresenta poi altro. In quel caso io andrei un po' ad indagare, quindi a capire un attimino quello che è il quadro personale di questa donna nello specifico, magari potrebbe venire fuori anche qualche altro significato. Tante volte il problema che si presenta non è il vero problema, può essere il problema di serie B, però poi il vero problema, ecco, è quello un po' più nascosto. O anche legato ad altro, quindi, sta dicendo potrebbe questo. Potrebbe essere. Legato ad altro, per esempio, ora non faccio nomi, però c'è un'amica che è stata pregata dal suo fidanzato di rifarsi il seno, quindi di aumentare le taglie al suo seno, e lei lo ha fatto. Qui credo che psicologicamente non sia stata una scelta giusta e corretta, perché non partiva dalla persona, ma era una certa insicurezza che questo ragazzo gli ha trasmesso, e quindi a questo punto è arrivata per piacere, non per piacersi, ad accontentarlo. Stiamo in effetti andando su un livello molto importante di attenzione, perché la dottoressa è stata molto chiara. Bisogna fare molta attenzione, perché spesso le richieste di interventi, ma non solo di estetica, fondamentalmente di estetica, ma anche di altri tipi di interventi correttivi, possono mascherare un disagio. Poi farò un esempio abbastanza chiaro, ma quale può essere questo disagio? Non soltanto l'accettazione del proprio corpo, non soltanto l'accettazione della propria immagine corporea che non rispecchia quella che è l'immagine ideale che noi abbiamo di noi. Diceva Freud che il narcisismo è il piedistallo che rende amabile il proprio io, che significa che se noi ci piacciamo, ci innalziamo, ci autoinnalziamo, la nostra autostima aumenta, ci mettiamo su un piedistallo che ci pone su un livello superiore. Quando scatta questo meccanismo di mancata accettazione del proprio aspetto fisico, non sempre, ma a volte ci possono essere dei disagi. È un esempio che io faccio abbastanza spesso. Ci sono delle età per le donne, ma anche per gli uomini, che sono un po' critiche. La donna oltre 45-50 anni, che sente la competizione con le donne più giovani, che nell'ambito degli affetti col compagno, con il partner o con il marito, vedono affievolire un pochino le loro attenzioni nell'ambito della coppia, che vedono la segretaria un po' più giovane che civettuola con il marito. E poi voi anche, mezzi di informazione, di propaganda, che a volte ci proponete dei modelli, degli ideali di bellezza un po' improponibili, difficili da seguire. Non tutte possiamo essere Belen, non tutti possiamo essere Brad Pitt, però questo ci può psicologicamente influenzare. Allora, su soggetti un po' delicati, un'età difficile, la competizione, i figli che magari prendono il volo, vanno all'università, la sindrome d'abbandono del nido familiare, sono tutti aspetti che devono essere assolutamente valutati. E come diceva la dottoressa, si possono innestare anche dei fenomeni acuti, contingenti, importanti, una separazione, un divorzio, che sia nell'uomo che nella donna possono prestare il fianco a slatentizzare, cioè a rendere evidenti quelli che sono dei disagi che poi, trasportati nel mondo della chirurgia plastica o della chirurgia estetica o comunque di qualunque richiesta di aiuto, ci fanno capire, attenzione, la chirurgia, che sia estetica, che sia ricostruttiva, non risolve il problema, anzi lo può aggravare, perché io farò un intervento, non sarò soddisfatto perché mi renderò conto che questo intervento non ha risolto il mio problema, anzi lo ha aggravato. Quindi questi livelli sono assolutamente su un piano importantissimo, devono essere considerati, e noi ci avvaliamo spesso degli aiuti dello psicologo. Perché? Perché laddove non riusciamo ad arrivare noi con la nostra professionalità,
dobbiamo lasciare il passo a chi ha più esperienza di noi e a chi può inquadrare meglio questo disagio e poi guidarci e dirci sì, l'intervento può essere fatto in estrema tranquillità, oppure attenzione, parliamone, cerchiamo prima di risolvere il disagio psicologico e poi eventualmente passiamo alla chirurgia. L'esempio che hai fatto è molto comune della donna o anche dell'uomo che si sottopone a dei trattamenti per compiacere il proprio partner, per compiacere il proprio compagno e viceversa. Però il punto è giusto assecondare il proprio o la propria compagna, oppure dovrebbe partire da noi stessi questa per piacersi e quindi questa nostra decisione, questa scelta? Io credo che dal mio punto di vista, poi sentiremo anche il punto di vista della dottoressa, dal mio punto di vista è giusto tutto ciò che rientra in richieste che non vadano al di là di aspettative normali. Ovviamente facciamo l'esempio classico, a volte lo abbiamo sotto gli occhi, delle donne con un seno dopo un intervento di mastoplastica additiva, cioè di introduzione di protesi, assolutamente spropositato per il loro fisico, o degli zigomi troppo prominenti, oppure per andare nell'eccesso opposto, delle modelle praticamente anoressiche che costituiscono un modello psicologico pericolosissimo per le nuove generazioni, perché poi può entrare nell'accettazione di queste giovani ragazzine che l'essere belle come le modelle corrisponde a diventare anoressiche. Quindi tutto ciò che rientra nella sfera della normalità, di richieste accettabili e perseguibili, sì, va bene per essere in ordine con noi stessi, ma anche per poter trovare un equilibrio nell'ambito della coppia, nell'ambito del rapporto di una vita condivisa insieme anche nelle scelte. Non so se la dottoressa è d'accordo, la dottoressa Aurelia. Io direi fondamentalmente di sì, nel senso che finché la richiesta da parte dell'altro, eccoci, non è qualcosa che vada a danneggiare la persona stessa, possiamo tranquillamente, ben venga. Sì. È ovvio che una cosa semplicemente che aggiungo, diciamo il partner dovrebbe fondamentalmente accettare l'altra persona, no? Un po' per amore, un po' perché, come dire, al di là dell'aspetto fisico poi c'è anche una testa, c'è anche un senso di intellettualità, di intelligenza, però condivido su tutto ciò che ha detto il professore. Insomma, una società che viviamo in cui il contrasto è piuttosto forte tra l'essere e apparire. Adesso tratteremo ancora meglio l'argomento, pochi istanti, davvero pochissimi istanti, e torniamo. Gold Italia Preziosi ritira oro e argento con la migliore quotazione di mercato e pagando in contanti. Prima di cedere il tuo oro, confronta il prezzo. Ti accorgerai che il nostro è imbattibile. Gold Italia Preziosi ti aspetta a Foggia in Viale Manfredi 78, di fronte all'Amgas, e in Corso Giannone 53. A San Severo, in Corso Leone Mucci 35. E ricorda, il tuo oro usato è ricchezza. Ospiti, interviste, curiosità, novità, tutti i giorni, tutti i santi giorni. Ore 18, il salotto di Francesco. Lui sì che sa dare consigli. Mica credere. Ore? 18. Salotto di? Francesco. Quanti giorni? Tutti i giorni, tutti venerdì a sabato. Tutti i giorni. Vi aspetto. Eh sì. Per la vostra pubblicità su Telefoggia, telefono 0881 71 21 91. Telefoggia, la tua migliore amica.
Ritrovati, come promesso, pochi istanti di pubblicità per tornare sul nostro discorso. Tantissimi sono i telespettatori insomma, che amano questo tipo di argomento. Per chi si fosse sintonizzato invece soltanto ora, se vi va, restate incollati al, come si dice, al televisore, perché stiamo parlando di chirurgia plastica, tutto ciò che concerne il mondo attorno al benessere psicofisico. Discutevamo con il professor Aurelio Portincasa, chirurgo plastico, e la dottoressa psicologa Aurelia Gagliano. Insomma, Aurelio e Aurelia, manco a farlo apposta qui per questo, però insomma, sta venendo fuori una puntata in cui la società odierna è diventata più esigente, sia dal punto di vista estetico ma anche dal punto di vista psicologico, perché se non ci arrabbiamo succede che poi, non avendo represso i nostri sentimenti, probabilmente si formano i tumori e quindi queste patologie più o meno gravi che possono indurre, ahimè, anche soprattutto alla morte. Quindi dobbiamo sfogarci nel giusto, diceva la dottoressa, nel modo giusto, quindi non esagerare, per piacersi comunque, quindi non vivere una vita di meccanismi automatici, di qualcosa che ci rende noiosa la nostra esistenza, possiamo anche quindi ricorrere, come fanno molti personaggi, molti colleghi del mondo dello spettacolo, politici compresi, alla chirurgia estetica, plastica, ricostruttiva. Io appunto, tornando, io vorrei vedere, adesso arriva il contributo della regia con il nostro Nicola Castaldi, che salutiamo in regia lì. Vediamo in seguito queste foto che, ecco, il professore adesso ci descrive. Cosa stiamo guardando? Questo è un trattamento al limite, diciamo, della chirurgia. Sono trattamenti chirurgici soft, molto leggeri, che possono essere eseguiti anche ambulatorialmente, e sono fra le più recenti acquisizioni, e cioè i fili, cosiddetti fili di sospensione. E consiste, in questo tipo di trattamento, nell'introdurre attraverso dei sottilissimi aghi dei fili altrettanto sottili, riassorbibili a livello del viso, a livello del collo, a livello delle guance. Vedete, a sinistra c'è il preoperatorio, diciamo il pretrattamento, a destra c'è il post-trattamento, che ci consentono di riportare i tessuti del viso e del collo lì dove originariamente si trovavano quando noi eravamo più giovani. È ovvio che col passare del tempo, con la caduta dovuta alla forza di gravità, i tessuti del viso e di tutto il nostro corpo tendono ad andare verso il basso. Quindi, per evitare, come Francesco tu dicevi, di ricorrere ad interventi più impegnativi, quali un lifting facciale o un lifting cervicale, oggi si può arrivare a questi risultati attraverso l'introduzione di fili a livello del viso che riportano, ecco, io adesso sto mimando sul mio viso quello che potrebbe essere il movimento, che riportano verso l'alto i tessuti che tendono a cadere verso il basso. Lo stesso si può ottenere... È un intervento permanente o momentaneo? È un intervento con questo tipo di fili riassorbibili, non definitivo. È questo che potrebbe apparire uno svantaggio, in alcuni casi è un vantaggio, perché non tutti a prima botta siamo in grado di accettare il nuovo aspetto del nostro viso, quindi a volte è meglio usare dei presidi non permanenti piuttosto che poi trovarsi di fronte, ecco, a un disagio psicologico che può essere difficilmente rimosso. Ci sono anche dei trattamenti più definitivi. Un'ultima acquisizione, lo accennavamo anche nella puntata scorsa, è quella del cosiddetto lipofilling. C'è anche un'altra immagine che io ho portato con delle cannuline molto sottili. Il lipofilling è un qualcosa, ecco, che prende le mosse dalla ormai classica e storica lipoaspirazione o liposcultura di cui si sente parlare tanto. Ormai si usano cannule da 2 mm, non mi sono sbagliato, non 2 cm, 2 mm di diametro, invisibili. Quasi invisibili, quasi del tutto atraumatiche, quindi che provocano meno danno all'interno dei tessuti, e ciò che noi di solito eliminavamo, il grasso dai cuscinetti dei fianchi, dell'addome, all'interno delle ginocchia, oggi con questa tecnica può essere riutilizzato e infiltrato, noi diciamo, cioè introdotto a livello di alcune zone del viso, delle guance, del collo, per ottenere dei risultati legati non solo al riempimento, quindi al ripristino dei volumi,
avere degli zigomi un po' più tondi, una migliore definizione, un riempimento dei solchi, ma anche all'effetto delle cellule staminali che si trovano all'interno di questo. Quindi anche una certa tonicità. Una tonicità, una rigenerazione dei tessuti. Queste sono alcune soltanto. Quali sono i principali, senza insomma avere particolari effetti collaterali? Avendo, ecco, in mani esperte, ritorniamo sul discorso delle mani esperte, a chi rivolgersi, avendo sotto controllo medico, non ci dimentichiamo che sono interventi chirurgici e che quindi potrebbero avere imprevisti e complicanze, però in mani esperte il rischio di questi imprevisti e di queste complicanze sicuramente sono più ridotti. E a questo proposito esiste, io lo ricordavo anche nella scorsa puntata, esiste una società italiana che è riconosciuta a livello europeo che si chiama SICPRE, Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica, che è quella ufficiale che con il suo sito è in grado di fornire tutte le informazioni a chi dovesse decidere di avere una nozione su quelle che sono gli specialisti abilitati e gli specialisti esperti in grado di garantire questo tipo di prestazioni, riducendo al minimo le complicanze e gli imprevisti. Quindi visitate il sito, io credo ci sia il sito della SICPRE, perché soltanto qui avrete una lista certificata di esperti del settore. Insomma, bisogna sicuramente, in questa lista vengono catalogate soltanto i dottori, i professori che hanno un certo curriculum, una certa riuscita, certo, in determinate operazioni, io credo. Sono gli iscritti alla nostra società, che è l'unica riconosciuta a livello europeo, a livello centrale, a Bruxelles, e che può fornire indirizzi, può fornire anche in ambito regionale o per ogni singola città quelli che sono le liste dei medici, dei chirurghi iscritti alla nostra società, e anche delle informazioni sulle tipologie diverse di interventi a quali noi possiamo far ricorso. Sempre con un equilibrio, sempre cercando di non avere aspettative inarrivabili e sempre cercando di fare questo viaggio in macchina. L'esempio che io faccio sempre, un intervento chirurgico è come fare un viaggio in macchina. Se io lo faccio con una macchina nuova, appena controllata, mi fermo ogni 2 ore, posso fare anche 1000 chilometri. Se mi metto in macchina di notte mentre piove con una macchina un po' scassata e magari non ho fatto neanche la revisione, beh, sicuramente la probabilità di avere un incidente è maggiore rispetto al primo caso. Quindi fare questo piccolo percorso insieme è sicuramente utile se lo si fa con cognizione di causa e con prudenza. Tornando anche ai fili di cui mi parlava poco fa, quantifichiamo il tempo. Un'operazione del genere, quindi un intervento, quanto tempo richiede? Dipende dalle sedi, dipende dal numero di fili e dal tipo di correzione. Per esempio, che noi... per alzare gli zigomi, perché io vedo anche i nostri ospiti, le nostre donne, la dottoressa Cocco prima, l'Aurelia Galliano dopo, vi vedo anche molto attente nel momento in cui si parla di estetica, è vero? Beh, sicuramente sì, dai. Ma siamo tutti attenti, anche noi uomini siamo attenti all'estetica. Basta pensare all'enorme numero di uomini che ormai vanno in palestra, che ormai fanno footing, che ormai fanno sport, quindi che ormai ricorrono anche alla blefaroplastica, che ricorrono alla blefaroplastica, esattamente, all'intervento per le palpebre, al riempimento del viso, alla liposcultura per l'addome e per i fianchi. Quindi, per tornare, per esempio, vorrà dire che ci dovremmo vedere tra una decina d'anni. ci dovremo vedere solo quando il disagio di un aspetto fisico nel quale non ci riconosciamo più al 100% è tale da giustificare il ricorso alla chirurgia o dei trattamenti anche di medicina estetica. Ma secondo lei però qual è l'età giusta per cominciare? Ci sono molte giovanissime che magari ci stanno seguendo, giovanissimi, certo. L'età giusta che consiglia per poter ricorrere alla chirurgia plastica qual è? Giustissimo, non esiste un'età in senso lato, in senso stretto. Il dato fondamentale è che assolutamente mai prima dei 18 anni, a meno che non si ricada in casi di malformazioni congenite. Un esempio che io faccio sempre, si può eseguire un intervento di otoplastica, cioè di correzione dell'orecchia a sventola in bambini anche prima dei 18 anni, quando questo può provocare un disagio nell'ambito scolastico, nell'ambito della socializzazione. O si può eseguire anche un intervento a prima dei 18 anni. L'esempio classico è quello di una giovane ragazza che può presentare una asimmetria fra i due seni,
un seno normalmente sviluppato e un seno completamente assente. Beh, sono ragazze che non andranno mai al mare, che difficilmente andranno in palestra, che difficilmente socializzeranno con l'altro sesso. Quindi qui si ricade non soltanto nella chirurgia estetica, ma anche nella chirurgia correttiva e nella malformazione congenita. Determinati interventi sono richiesti, hai ragione Francesco, quando si è ancora giovani. Ci sono per esempio delle donne o degli uomini che ci richiedono dei trattamenti per cercare di prevenire l'invecchiamento, per cercare di prevenire il senso del tempo che passa. Quindi già dai 30-40 anni a volte ricorrono a minimi trattamenti. Quelli che funzionano dal punto di vista poi generale. Che funzionano, in mani esperte funzionano, ci danno un aiuto. Possono anche soltanto garantire un po' più di sicurezza a questi soggetti, sicurezza in loro stessi, nell'ambito lavorativo, nell'ambito sociale, nel reinserimento quotidiano. Altri interventi invece sono appannaggio, cioè sono specifici dell'età media, che va dai 40-45 anni fino ai 50-55 anni, e altri invece più dell'età avanzata, quindi 45-50 anni sicuramente la blefaroplastica, a volte ci richiedono i trattamenti per la calvizie, a volte ci richiedono trattamenti di lipoaspirazione o per un addome un po' più pendulo, quindi per ridurre la pancetta in quell'ambito di età. Altri invece, più classici dell'età avanzata, l'intervento di correzione della caduta del seno nelle donne verso il basso, oppure la riduzione, come tu accennavi prima, quando ci sia un seno particolarmente prominente in una donna che ormai ha allattato, ha avuto delle gravidanze e quindi non andrà incontro a nuovi episodi di tipo ormonale o di tipo gestazionale, quindi di gravidanze, per usare un termine più semplice, allora in quel caso sicuramente possiamo riprendere un attimino le file del discorso. Dicevamo anche un'altra cosa positiva, è che grazie a uno studio francese dimostra che trova maggiore lavoro chi è più curato, chi ha un aspetto estetico più riposato, più esteticamente bello da vedere, rispetto a chi ha poca cura di sé. Questo è un aspetto anche importante, perché in realtà prende le mosse da quanto accadeva già da diversi anni negli Stati Uniti, in cui per esempio persone che fumavano venivano scartate nei colloqui di lavoro. Persone che erano abituate a bere alcolici venivano e vengono ancora scartate. Perché, o con la barba, col pizzetto, o con i capelli lunghi. Esattamente. Perché? Perché questo, diciamo, in un discorso un po' spietato, qual è quello del mondo dell'inserimento nel lavoro degli Stati Uniti, la persona che fuma, la persona che beve, la persona che non è sana è potenzialmente un ammalato che io potrei assumere, che fra 6 mesi potrebbe aver bisogno di ricoverarsi o potrebbe aver bisogno di ricorrere alle cure mediche, e quindi produrre che cosa? Uno stipendio inutilizzato. Da qui all'aspetto fisico il passo è breve, perché ovviamente se io mi trovo davanti uno straccione probabilmente sarò un po' più diffidente. Se io mi trovo davanti George Clooney, beh, forse possiamo parlarne su quello che può essere anche l'aspetto sano, anche l'aspetto di un lavoratore in grado di garantire per tanti anni una propria professionalità che tenderà molto più lentamente a calare. Anche se il proverbio dice l'apparenza inganna, molto spesso le persone trasandate poi sono grandi, si mostrano grandi cervelli, però ovviamente noi parliamo anche della generalità o comunque di una percentuale che secondo gli studi è affermata in questo. Ma nella scorsa puntata, io per mancanza di tempo, voi sapete, insomma, i tempi televisivi sono sempre molto ristretti, però mi sono arrivati diversi sms che poi abbiamo letto in redazione. Giustamente i nostri amici che ci seguono da casa mi chiedevano anche il trattamento economico, il prezzo medio. Ora, cerchiamo anche di capire con lei, caro professore, quanto si spende, per esempio, per avere un aspetto estetico. Partiamo dal viso, quindi un aspetto estetico bello da vedere, un impatto visivo abbastanza evidente. Qual è la chirurgia, quindi l'intervento chirurgico, che costa meno? E poi andiamo a quelli che costano un po' di più. Beh, c'è un vecchio detto che dice come spendi mangi, in realtà, ma non sempre è vero così. Lo usiamo per sdrammatizzare questo contesto un po' più, un po' troppo serio. Allora, i trattamenti devono essere sicuramente personalizzati, devono essere individuali, non esiste un intervento chirurgico uguale ad un altro, chi ha esperienza di questo lo sa e sa benissimo che le indicazioni devono essere molto attente e scrupolose. So che l'aspetto economico può essere importante, allora diamo così dei
range. Un giorno sui fili che è molto importante. Certo, certo. Sui fili, per esempio, un trattamento sul viso può variare da qualche migliaio di euro fino a qualcosa in più. Che significa? Che dipende dalle zone che noi trattiamo, dipende dal numero di fili di cui abbiamo bisogno di disporre e dipende anche dalla qualità dei fili che noi utilizziamo. Attenzione, non significa che alcuni sono buoni, altri sono meno buoni. Ogni paziente può aver bisogno di usare un filo di una certa sostanza, di una certa qualità, piuttosto che un altro. Perché cosa? Per ottenere il miglior risultato possibile, ovviamente, sempre nell'interesse del paziente. O diamo qualche altro numero, visto che era stato chiesto, Francesco, tu mi dicevi nella scorsa puntata, un intervento al seno può variare da cifre che cominciano ad oscillare dai 4-5 mila euro fino ad arrivare, a seconda di interventi più complessi, anche ai 10-12 mila euro. Ma in questi casi sono a volte è come se facessimo due interventi in un'unica seduta operatoria, cioè non introduciamo per esempio soltanto le protesi a livello del seno, ma ritiriamo su anche tutti i tessuti, quindi è come se noi eseguissimo un doppio intervento, quello che viene chiamato la mastopessi, cioè la sospensione del seno con introduzione delle protesi. Questo per dare un'idea di quelli che possono essere i costi. Guardate che sono di fatto molto più ridotti rispetto a qualche anno fa. Perché rispetto a qualche anno addietro, parliamo anche soltanto di 10-15 anni fa, la chirurgia estetica era assolutamente molto più elitaria, aveva dei costi molto più alti, era molto meno alla portata di tutti. Adesso si sta cercando di entrare in una dimensione più consumistica anche in questo ambiente. Ma perché? Perché le ditte perché io credo la richiesta sia maggiore. La richiesta è maggiore, ma poi le ditte ci sono venute incontro, le protesi costano anche un po' meno rispetto a qualche anno fa. C'è un'ampia scelta, c'è della concorrenza anche nei materiali che noi usiamo, perché la ricerca continua che ci ha portato allo sviluppo di materiali sempre migliori non ha fatto altro che giovare non solo alla qualità, ma anche a quella che è la richiesta del chirurgo. Quindi se un prodotto è buono verrà più richiesto e sicuramente vendendo di più si potrà anche cercare di avere un'agevolazione su quello che è l'aspetto economico. Ma dottoressa Gagliano, dunque è meglio che un individuo resti nella sua complessità, nella sua unicità? Oppure fa bene a un certo punto ricorrere alla chirurgia estetica? Quale consiglio possiamo dare? Beh, io dico che una persona deve stare bene con se stessa e quindi se ritiene che l'intervento e quindi il supporto dell'estetica possa in qualche modo migliorarla e, come dire, mi guardo allo specchio e mi piaccio di più, perché no? È ovvio che laddove poi, come dicevo prima, dovesse esserci un significato differente, quindi un disagio psicologico che nasconde altro, in quel caso ci vuole una terapia psicologica che può essere comunque affiancata allo stesso intervento chirurgico. E quindi la persona andrà sicuramente ad avere un'accettazione maggiore di sé, a piacersi di più. Però poi bisogna curare il vero sintomo, che è quello da scoprire, no? Che cosa sta nascondendo questo tuo non piacerti, e attraverso un supporto psicologico sicuramente poi la persona, ecco, avrà unito le due cose, un miglioramento fisico e un miglioramento psicologico. A quel punto c'è un equilibrio e a me piace concludere con questa frase: chi non trova del tempo per la sua salute dovrà trovarlo per la sua malattia. Quindi eccoci, miglioriamoci, assicuriamoci che tutto va bene secondo il profilo salute, ossia fisicità e psicologia, quindi accompagniamo le due dimensioni e sicuramente andiamo a prevenire, perché poi quando c'è qualcosa che non va, vuoi o non vuoi, di fronte ad una malattia bisogna per forza intervenire. Quindi perché no? Direi di sì. Io conosco anche delle persone che magari, ecco, hanno fatto degli interventi, che può essere al naso, alle orecchie, eccetera. E mi capita tuttora quando le incontro che mi dicono: ah, vedi, pensa se io avessi tenuto il mio naso com'era, magari non mi sarei sposata, che ne so, questo uomo forse non mi avrebbe neanche guardata. Quindi se si tratta di piacersi di più, insomma, non ho assolutamente da ridire ben venga. L'aiuto degli psicologi. Sì. Chissà che tra 20 anni mi rivolgo anch'io al professore, chi lo sa. Certo, anche perché insomma avere apparire in un certo modo fa bene, lo dicevamo proprio appunto nella sua materia, psicologicamente. Siamo quasi in chiusura, però a questo punto volevo chiedere anche al professor Porti in casa: quando un chirurgo plastico deve fermarsi? Quindi
ci sono dei pazienti che, anche se danno i soldini, hanno la disponibilità, però nel momento in cui l'esperto si rende conto che non è cosa da fare, io credo bisogna anche essere a quel punto onesti nella propria professionalità e quindi stoppare chi si vuole appunto operare. Il chirurgo plastico è un medico chirurgo abilitato alla professione che deve sottostare a tutti quelli che sono gli obblighi e quello che viene chiamato da noi il giuramento d'Ippocrate. Diceva in latino primum non nocere, cioè prima di tutto non fare danni, che è la cosa più importante. Deve guardare al mantenimento del concetto iniziale, cioè del benessere psicofisico del soggetto. Noi siamo dei medici, siamo chirurghi, siamo specialisti, sappiamo benissimo che ci devono essere dei limiti e il chirurgo plastico, il chirurgo estetico, il chirurgo ricostruttore si deve firmare laddove sa che oltre quel punto potrebbe non provocare un giovamento al suo paziente. Questo è un aspetto fondamentale. Noi siamo chirurghi, ma non abbiamo poi tutta questa voglia di operare se non è strettamente indispensabile, se non c'è un'esigenza fisica, se non c'è un'esigenza psicologica importante, se non c'è quella serie di fattori che ci devono spingere al 100% ad essere sicuri, secondo scienza e coscienza, di portare a termine il nostro operato. Io lo accennavo forse nella scorsa puntata, dei pazienti che si rivolgono nel mio studio a me personalmente per trattamenti di chirurgia estetica, probabilmente opererò il 10%. Questo la dice lunga su quella che è la percentuale di soggetti che devono essere, ma non scartati, perché noi non rigettiamo nessuno, ma che hanno bisogno di un approfondimento e che magari poi mi vengono a ringraziare, mi vengono a dire: professore, guardi, io la ringrazio perché lei mi ha fatto riflettere, mi ha fatto la prima, la seconda, la terza visita e alla fine mi ha fatto capire che in questo momento l'intervento chirurgico non era la mia priorità più importante, che sicuramente c'era qualcos'altro che non andava, io ho risolto questo problema e adesso sono qui a ringraziarla. Così come nei trattamenti di estetica, l'intervento più bello, soprattutto a livello del viso, è quello in cui il paziente ritorna da me e mi dice: professore, guardi, lei mi ha fatto un naso, mi ha riempito il viso, eccetera, ma mi ha fatto un trattamento assolutamente naturale. Solo chi sapeva com'era il mio naso prima si accorge che io ho fatto un intervento correttivo, ma chi non mi conosceva, a meno che non abbia visto la mia foto precedente, non si accorge che questo è un naso rifatto, non si accorge che questo è un seno rifatto, non si accorge che questo è un viso che ha avuto dei trattamenti per cercare di migliorare l'aspetto iniziale. E questo è il miglior complimento che mi possano fare. E il numero di interventi chirurgici estetici ha un limite? Voglio dire, dopo che uno si effettua 30 operazioni al viso, parliamo di Cher per esempio, la cantante famosa, certo, internazionale, sarà fatta più di 50 operazioni di chirurgia plastica, ricostruttiva, di tutto. Poi parliamo di Michael Jackson per esempio. Parliamo di Michael Jackson anche. Che è riuscita a cambiare il proprio aspetto. Questo me lo deve spiegare, almeno io ho un esperto e finalmente sfatiamo anche questo mito. Come ha fatto a raggiungere il colore della pelle più chiara? Michael Jackson ci è riuscito attraverso tantissimi trattamenti, ha cambiato un po' la sua fisionomia perché ha trasformato quello che era l'aspetto di un soggetto di colore scuro in un soggetto di colore chiaro. Ha fatto dei trattamenti schiarenti a base di peeling, cioè di trattamenti superficiali della cute attraverso il laser. Fra l'altro era un fissato del benessere, lui si sottoponeva a sedute anche inutili di camera iperbarica, quindi ad ossigeno ad alta pressione. E poi l'abbiamo visto tutti, l'abbiamo seguito da quando faceva parte dei Jackson 5, era un ragazzino di 8 anni che cantava ed era assolutamente negro come aspetto, poi è diventato, ha cambiato il suo naso, ha cambiato gli zigomi, ha cambiato il mento. Ecco, qui che sarebbe... probabilmente era molto più originale, sì. Magari se avesse ricorso alla chirurgia soltanto per cose di miglioramento era più... Ha creato un personaggio... con l'aiuto della chirurgia che sicuramente non è il nostro modello, però di fatto è riuscito a creare ciò che in quello che era il suo essere sereno con se stesso probabilmente era l'aspetto che più gli piaceva. Ma questo non ha compromesso la salute? No, questo non ha compromesso la salute sicuramente.
Tant'è vero che Michael Jackson, per il numero spropositato di interventi che ha fatto, non è morto sotto i ferri chirurgici o per una complicanza, ma è morto esclusivamente perché è stato dosato male quello che era una sua abitudine, cioè quella di prendere sonniferi per addormentarsi ed eccitanti per rimanere sveglio durante i suoi spettacoli. Questo ormai è stato acclarato, è stato dimostrato, tant'è vero che ciò che Michael Jackson usava, diciamo, quotidianamente, è ciò che nessuno di noi dovrebbe fare, cioè cercare di non prendere sedativi se non indicati da medici specialisti, o prendere eccitanti se non indicati anche questi da medici specialisti. Credo di aver soddisfatto l'interesse pubblico anche in questo appuntamento, grazie a voi. Intanto prendete nota dei nostri contatti, io sono in chiusura, 320 86 70 591, oppure utilizzate internet il nostro contatto mail, il saluto di Francesco, @libero.it, o ancora, vi è più semplice, con i vostri smartphone, abbiamo il gruppo su Facebook. Ormai Facebook io lo odiavo, però lo utilizzo per lavoro e soltanto per quello, perché poi è abbastanza, voglio dire, monotono leggere le cose della gente che ti scrivono, chi va dal parrucchiere, chi ha mangiato una determinata cosa piuttosto che l'altra. Voglio dire, vogliamo vivere secondo quello che è una cosa, insomma, condurre una vita costruttiva, non la banalità. La banalità serve, ma in altro. Allora, quindi volevo dire, il saluto di Francesco e il gruppo di Facebook, www.facebook.it/il saluto di Francesco. Questo è il gruppo. Grazie davvero di cuore per essere stati con noi. Dunque, al professor Aurelio Portincasa, chirurgo plastico, direttore della cattedra della struttura complessa di chirurgia plastica di Foggia. Grazie altrettanto alla dottoressa psicologa Aurelia Gagliano. Quanto prima, voglio dire, subito dopo questo periodo estivo ci rivediamo. Grazie comunque per ai nostri telespettatori che ci hanno seguito anche in questo caldo mese. Quindi noi ci vediamo nella prossima puntata, quindi non mancate. Con loro ci vediamo quanto prima, perché l'argomento è sempre molto vasto ed interessante. Siete di là, ciao a tutti!